Cittadine, cittadini, giovani studenti, signor Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, eminenze, autorità. Oggi è una giornata storica per la nostra città. 70 anni fa, con un movimento forte di popolo, Napoli fu la prima città d'Europa a liberarsi da sola dall'oppressione nazista. Prima di fare un breve ricordo, voglio ringraziare particolarmente, a nome di tutta la città, il signor Presidente della Repubblica che in un momento così difficile per la storia del Paese ha deciso di confermare la sua presenza in questa giornata molto importante non solo per Napoli, ma per l'Italia tutta. Napoli non riuscì a rimanere inerte di fronte ai bombardamenti da un lato che massacravano la sua popolazione e dall'altro dall'oppressione nazista che faceva mancare il fiato ai suoi concittadini. Una serie di episodi giunsero al culmine quando fu ammazzato un giovane marinaio nella nostra città e quando con un editto della Wehrmacht fu detto che ad ogni tedesco ucciso corrispondevano 100 napoletani ammazzati. Di fronte a questo non furono le autorità costituite, anzi molti se ne andarono, molti lasciarono il campo di battaglia, ma furono le donne, i giovani e i napoletani, alcuni con una storia poi divenuta nota, altri rimasti nell'anonimato che si ribellarono. Dal Vomero con la masseria Pagliarone, i quartieri della Sanità, Vicaria, il Duomo, il Centro, tutta Napoli si infiammò, partecipò e con una ribellione riuscì a cacciare da sola, prima ancora che arrivassero gli alleati, l'oppressore nazista. Credo che quindi questa città ha delle radici profonde, le radici di quella quercia che poi è stata la Costituzione repubblicana, che noi oggi dobbiamo difendere con lo stesso animo con cui 70 anni fa molti di loro, lasciandoci la pelle, difesero la libertà per consentirci a noi oggi, in questo luogo così straordinario, di poter parlare liberamente. Fu una grande pagina di dignità. Ecco perché a me piace ricordare dell'articolo 3 della Costituzione non solo l'eguaglianza, ma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge. I napoletani scrissero una pagina di dignità, perché quando si vuole umiliare un popolo, il popolo reagisce prima ancora che lo facciano altri. Quindi credo che oggi ricordare i 70 anni della Resistenza, delle quattro giornate di Napoli, è un modo per far vivere la nostra Costituzione. Diceva Piero Calamandrei che la Costituzione repubblicana non ci sarà per sempre, ma camminerà se noi la vogliamo far camminare. Soprattutto i giovani avranno la forza di avere la stessa passione, le stesse idee, lo stesso coraggio e la stessa determinazione che ebbero i napoletani 70 anni fa. Noi siamo profondamente orgogliosi, orgogliosi perché non apparteniamo a quella fetta di persone che ritengono che bisogna stare con le mani tese a chiedere assistenza e a chiedere elemosina. 70 anni fa i napoletani hanno dimostrato che da soli hanno una loro dignità e quindi le nostre mani tese sono mani tese soprattutto verso i più bisognosi, verso gli ultimi, verso quelli che vivono una crisi che non li fa sentire né con una dignità sociale né uguali di fronte alla legge. E ho parimente fortemente apprezzato la volontà del Presidente della Repubblica di far visita dopo ai detenuti nel carcere di Poggioreale. Io credo che la civiltà di un paese non si misura dallo stato di benessere dei ricchi, ma con la capacità che noi riusciamo a garantire i diritti anche a chi ha sbagliato. Del resto anche un'altra pagina storica della nostra Costituzione, l'articolo 27, dice che la funzione della pena è quella di rieducare. Quindi oggi noi napoletani la viviamo non solo come ricordo, come un omaggio dovuto a chi oggi ci ha consentito di essere in libertà, ma per farla vivere quella Costituzione che ogni giorno rischia di essere spezzata e umiliata. Dipenderà da noi, signor Presidente, se riusciremo a farla vivere sempre. Napoli, con la sua umiltà ma con la sua ferma determinazione, cercherà di fare la sua parte per mantenere l'Italia una e indivisibile nel rispetto delle autonomie locali. E Napoli è una città che ha una forte identità che vuole mantenere. Grazie, signor Presidente.
Signor Presidente, a nome dell'amministrazione, ma ovviamente della città di Napoli tutta, dell'ANPI, che ringrazio fortemente della straordinaria partecipazione a questa iniziativa, all'Istituto Campano per la storia dell'esistenza Vera Lombardi, le consegniamo una targa in ricordo di questa giornata che ci emoziona particolarmente. 70° anniversario delle quattro giornate di Napoli. Al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in segno di profonda gratitudine per la sua partecipazione. 28 settembre 2013, il Sindaco.